Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di The Legend of Zelda di Minish Cap, che potrebbe essere l'ultima, ma ancora non ne siamo sicuri perché bisogna vedere un pochino in questa parte quante cose sono da fare. E siccome abbiamo anche dei boss da affrontare prossimamente, dubito che possa essere proprio l'effettiva ultima parte. Però insomma, vedremo un po' come andremo, dove andremo a parare. Ok, adesso andiamo dunque, facciamo le cose con calma e giudizio. Entriamo qua dentro. Sì, aspetta un attimo, prima andiamo a vedere dall'altra parte, se non c'è dell'altro da fare. Ok, qua attiviamo questo per prendere niente, per prendere delle frecce. E il fatto che troviamo tante frecce mi fa intuire che tra poco dovremo fare qualcosa a questo riguardo. Dunque, qua dobbiamo, sì, sdoppiarci. Aspetta un attimo, sì, buonanotte, aspetta. Allora, così, poi, così. Così e così. Vediamo un po'. Ok, good. E si apre il portone. Quindi un altro portone che si apre. Chiusa una porta si apre un portone. Oh, attenzione! E qua. Bello, bello, sì, proprio bello, sei. Ok, bisogna farli colpire e poi. In realtà con l'attacco col mantello di Rock sarebbe comodo. Se riuscissimo a farlo. Vediamo se riusciamo a farlo una volta. Ok, sì, proprio questo attacco. Perfetto, è andato. Beh, mi sono fatto colpire solo un paio di volte, dato tutte e due 50 rupie ci danno. Qua torniamo all'inizio del dungeon, forse. Sì, esattamente. Quindi niente. Torniamo pure dove siamo. Là c'è la porta boss, ma ora dobbiamo vedere dove conviene andare. Dobbiamo ancora fare un paio di cosette. Allora, di qua dobbiamo cominciare ad affrontare un bel po' di Darknut tra poco. Sì, allora questo pezzo qua, se non ricordo male, da affrontare in questo modo. Dunque, giara magica. Ci sono dei blocchi da sfondare di qua. Prendiamo questa bomba. Perfetto. Mi sembra giusto. E spariamola prima che esploda. Perfetto, grazie. Ok, qui adesso andiamo da questa parte e ci equipaggiamo con il mantello di Rock. Perché mi pare che dovremmo attivare degli interruttori. Proprio così. Dunque, uno e. Sono tutti e due qua. Ok. Uno e due. Perfetto. Quindi torniamo a equipaggiare il mantello di Rock per tornare giù. E andiamo avanti. Per un pelo cadevo, tra l'altro. Mi stavo per fare una figura di cacchina. Ok, qua. Frecce. Continuo a trovare frecce. Questo mi lascia pensare che tra pochissimo ci sarà un bel po' da fare. Qua. Ok, niente. Ah, tra l'altro qua, se vogliamo recuperare un po' di energia, un po' di fatine, possiamo fare così. Ok, da questa parte comincia a diventare incasinata la mappa. Su, cosa c'è? Oh, attenzione, un Darknut. Ok, innanzitutto volevo vedere la mappa per capire dove. Dunque, dove dobbiamo andare? Sì. È incasinato. Comunque, cominciamo a fare questo pezzo che magari è meglio levarcelo subito dai piedi. Calzari di Pegaso. Attenzione, ho imparato l'attacco tornado, sto bastardo. Ok. Perfetto. Questa mossa, se riusciamo a farla, questa tattica è utilissima. Però non sempre viene. E levati dal cazzo, devi morire. Devi morire, ti ho detto. Minchia, è resistente. Ok, è andato. Quindi qua, questo dove ci trasporta? Ah, adesso dobbiamo. Ecco, dobbiamo recuperare un po' di chiavi. E dobbiamo fare fuori tutti questi Darknut. No, qua ce ne sono due addirittura. No, pure qua. E beh, cominciamo pure a prepararci a tirare le madonne. Dobbiamo ammazzarne un sacco. Sono sei. Oh Gesù, oh Gesù. Ok, cominciamo ad andare di. Qua, perché dobbiamo poi per spostare questo dobbiamo ottenere quattro chiavi. E quindi dobbiamo per forza andare da questa parte. Questo dove ci porta? All'inizio del dungeon. Quindi niente, torniamo indietro. Dobbiamo cominciare a far fuori tutti questi Darknut. Ok, qua. Aiutami, qua penso sia tattica la cosa, sia fatta apposta. Per avere un po' di fatine, un po' di recupero. Ok, beh, no. Minchia, cominciamo. Ma si lascia tipo delle bombe tattiche. E queste esplodono. Cosa gli fa? Gli fa danno? Sì!
Perfetto, li riesce a stannare. Good. Vieni qua. Beh, questa è una buonissima tattica, in effetti. Non ci avevo mai pensato. Con le bombe a esplosione, quella esplosione comandata diventa tutto molto più semplice. Buono. Perfetto. Beh, fantastica sta cosa. Non ci avevo pensato effettivamente. Ok, di qua. Aspetta, minchia, mo' comincia a incasinarsi la cosa, eh. Dunque, andiamo da questa parte. Qui sì, c'è un po' di cose da fare in questa sezione. Ok, dobbiamo accendere tutte le varie lanterne in tempo prima che si spenga la prima. Ok, perfetto. No, cazzo, mo non ce la facciamo più. Conviene uscire a rifarlo. In realtà, se mi facessi tipo acchiappare da questo fuoco, dovrebbe diventare tutto più facile. Sì. Ok, accendila, ok. Con un po' di casino ce l'abbiamo fatta. Forse era il modo più facile di farlo. Ok, no. No, 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 no. Levati, levati dalle balle. Levati dalle balle. Ok, andato. Dunque, di qua. Ma la mappa sta diventando veramente incasinata. Ok, l'ultimo pezzo è qua, sì. Però dobbiamo ottenere 4 chiavi. E non sarà per nulla facile. Ok, forse una dovrebbe essere qua. Perfetto. E una è andata. Quindi l'altra dovrebbe essere dall'altra parte. Sì. E poi là sotto. Gesù, che casino, che casino. Cominciamo ad andare. Una, se non altro, l'abbiamo trovata. Ora, andiamo dall'esatto opposto, nell'ala ovest. Di là. Tra l'altro qua magari ci equipaggiamo di nuovo un'arma, magari che sono più utili. Perfetto. Qua. Evitiamo questo tornello. Via. Di qua. Cos'è che può. Ah, qua forse si può fare qualcosa. Vediamo un pochino. Mantello di rock, vieni a me. Andiamo su di qua. Vediamo un po' cosa c'è. No. Aspetta. Proviamo ad andare di qua. Vediamo cosa c'è. Ah, ecco, qua c'è un altro Darknut. Ok, perfetto. Qua è uno da solo, quindi magari posso affrontarlo solo con i calzari, magari. Ok, magari in questo modo, senza sprecare bombe. Magari le bombe ce le teniamo per quando ce ne saranno due da affrontare per volta. Perfetto. Questa tattica effettivamente funziona anche abbastanza bene. Ok, andiamo giù di qua. Attenzione, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci a croce direzionale, ma sarà un casino passare qua in mezzo. Oh Gesù. Aspetta. No, qua è un casino, ma aspetta un attimo. Proviamo un pochino a metterci 1, 2, 3 e 4. Proviamo a passare così. No. No, 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 no. Qua è un casino. Sì, dopo aver provato tipo 50.000 volte, forse magari abbiamo trovato la soluzione. Magari farci a più, siccome la forma è quella. Magari proviamo. Ok, qua ora facciamo attenzione a passare di qua. Perfetto. E andiamo di qua e. Perfetto. E quindi si apre questa porta e possiamo andare avanti. Se andare avanti andremo a prendere adesso. Attenzione, qua sono i maghi. Mago Merlino. Ce n'è ancora uno. Ok, muori. Tutta merda. Ok, possiamo andare adesso giù di qua. Ok, e prendiamo magari di nuovo il boomerang. Qui facciamo fuori un po' di gentaglia. No, fanculo, fanculo. Pezzo di merda. Pezzo di gran merda. Guarda che mi ha tolto un sacco di vita. Oh, ma guarda te. Ok, qua c'è qualcosa da fare? No, a quanto pare no. Perfetto, quindi possiamo andare semplicemente su per recuperare la seconda chiave. Perfetto, piccola chiave ottenuta. Perfetto, ora torniamo indietro. Giusto? Yes, andiamo di qua. E andiamo adesso. Ok, andiamo da questa parte perché noi arriviamo da nord se non sbaglio, giusto? Sì.
da questa parte, quindi entriamo di qua e abbiamo due Darknut, perfetto. Ok, qua di nuovo le bombe, abbiamo visto che è un metodo che funziona piuttosto bene e quindi sfruttiamolo. Ok, mettiamola di nuovo, perfetto. Ok, vieni qua, vieni qui, vieni qua che è ora di morire. Ancora uno, perfetto, è andato anche questo. Good. Quindi ora dove possiamo andare? Andiamo magari a nord. Qua, aspetta un attimo, sì, buonanotte, qua è un po' incasinato. Devo andare, mi sa, a nord, dall'altra parte. Quindi, no, per la miseria, devo uscire in tempo. Ok, da questa parte. Un altro Darknut, perfetto, però questo lo facciamo fuori senza sprecare bombe, anche perché bombe non è che ne ho più tantissime, ne ho 16. Ok, vieni qua. Questo è più veloce però, eh. Ok, bisogna avere un po' di tempismo. Ok, andato. Oh, un cuore. Quando mai si è sprecato di darmi un cuore questo? Vabbè. E di qua. Ah, tra l'altro, possiamo recuperare un po' di vita tramite questo. Perfetto. Good. E niente, quindi possiamo andare adesso a nord di qua e dobbiamo andare a trovare, penso, la terza chiave. Tra l'altro qua sono di nuovo un po' di sti bastardazzi. Morite. Oh, attenzione! Questa non me l'aspettavo. Dio. Ah, che palle! Ci mancavano questi adesso. Per la miseria. Ok, torniamo dove eravamo poc'anzi. Ora sappiamo che ci sono anche questi e stiamo più attenti, magari. Ok. Vai. Sempre a nord. Per la miseria. Ok, arriverà adesso la mano. Edward, mano di forbice. Oh, attenzione. Ok, questa facciamola fuori. Speriamo che arrivi anche l'altra, così almeno. Via. No, non sono riuscito a farla fuori. Beh, speriamo che compaia di nuovo l'ombra. Vieni qua. Ok, muori. Andato. Qua continuiamo a trovare frecce come se non ci fosse un domani, e questo mi lascia presagire che qualcosa ci sarà da fare. Bene. Ok, dobbiamo equipaggiare l'arco e le frecce e. Ok, no. E ancora questo. Good. Perfetto. E possiamo adesso andare di qua velocemente. Ok. E dovrò poter andare a prendere adesso. Ok, di qua no, possiamo fare nulla. Aspetta, non è che magari devo aprirmi dall'altra parte la strada? Ok, sì, forse proprio no. Perché? Aspetta un attimo. Dubbio amletico. Qua per forza così devo fare. Ok, va bene. Però di qua non posso passare. Allora mi dovrò buttare giù. Proviamo. Sì, probabilmente sì. A giudicare da queste mummie di merda. Ok, muori. E tu crepa pure. Bravissimo. Saliamo di nuovo le scale. E siamo giunti. Ah, siamo giunti in questo punto praticamente. Ok, qua mi sa che dobbiamo andare a recuperare la chiave. Yes. E poi ci manca solo più una chiave da recuperare. Quindi per questa parte andremo a recuperare tutte queste quattro chiavi. E poi ci lasceremo per la prossima parte, penso, il boss. Perché insomma. Non stiamo a impazzire più di tanto. E qua. Ok. Qua. C'è qualcosa da fare. La mappa. La mappa. Aiutami, mappa. Devo andare giù di là. Che è l'ultima parte che mi manca. Quindi. Niente, dobbiamo tornare indietro. Di qua non c'è null'altro da fare. Perfetto. Perché sono andato di qua? Mi sono buttato inutilmente. Bravissimo. Ok. Giù di qua. Via. Andiamo, qua tra l'altro c'è una macchina che fischia fuori, vabbè, non ci preoccupiamo di questo, torniamo indietro, andiamo, continuiamo ad andare giù di qua, dobbiamo andare tutto giù a sud, ok, continuiamo ad andare giù di qua, vogliamo vedere se sto andando dalla parte, sì, proprio questo, esattamente, dobbiamo attivare questo enigma, dobbiamo risolverlo, e vediamo un po' come si fa, eh sì, qua, chi si ricorda? Vediamo un po'. Facciamo un po' a caso, eh. Proviamo un po' così. Già mi sono.
Già mi sono fottuto. Perfetto. Lo devo fare in un altro modo. Rifacciamo. Qua bisogna un po' provare un po' perché non me lo ricordo sinceramente. Ok. Forse è così, sì, esattamente. Così. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non me lo ricordavo, l'ho fatto un po' così a casaccio. Ok, voi maledetti fantasmi. Ok. Mettono sempre ansia questi fantasmi perché poi quando ti acchiappano ti assorbono un sacco di energia vitale. Bastardissimo. Ok. E dobbiamo semplicemente andare a prendere l'ultima chiave, che dovrebbe essere proprio qua. Ma dovremmo penso affrontare prima dei Dark Knight, o no? E penso proprio di sì. Forse uno ce n'è. Vediamo un po', andiamo giù di qua. Cosa c'è qui? Vediamo. No, questo non posso distruggere. Ah, delle bombe. Delle bombe. Attenzione. Che possano servire delle bombe tra poco? Potrebbe essere. Non si sa. Comunque, qua abbiamo ottenuto la quarta e ultima chiave. Quindi andiamo, adesso andiamo nella zona a nord. Mi pare che era. Aspetta, ma devo di nuovo rivedere la mappa perché non mi ricordo più dov'era. Era. Aspetta, lassù. Quindi dobbiamo tornare tutto indietro. E andiamo a sbloccare quei blocchi con la chiave. Poi bloccheremo qua la parte. Nel senso che voglio tenermi il boss finale, diciamo, la parte finale del gioco per dopo. Per la prossima parte. Insomma, non voglio accumulare tutto troppo in una fase sola. Qua. Sì, tanto qua c'è la porta. Ah no, no, cazzata, cazzata, è di qua. Ma stavo andando tutto dall'altra parte in realtà. Meno male che ho guardato la mappa. È giusto qui. O no? No, aspetta. Che cacchio sto dicendo? Allora, devo andare ad aprire quei blocchi. Dove cavolo erano quei blocchi? Ah, ma lassù. Ah no, stavo andando giusto. Vedi che sono un idiota. Devo sempre incasinarmi la vita quando non lo devo fare. Ok, proprio di là devo andare, ma di qua non ci posso passare. E mi sto leggermente alterando. Ok, andiamo da questa parte. Saliamo su. Bene, qua. Bene. Siamo morti anche una volta inutilmente come sempre. Qua, ciao. Ok. Andiamo su di qua. Giusto? No, perfetto. Mi sto rompendo il cazzo di fare queste sezioni a casaccio, ok? Devo andare di qua. Devo andare in quella zona dove c'erano i blocchi di prima. Non è che è così difficile da fare, per la miseria. Sono solo io che mi riesco a complicare la vita. Giusto? Ok, di qua. Oh, per la miseria. Non è che sia così complicata sta zona, eh. Perfetto. Quindi possiamo aprire tutti questi blocchi. Ci quadruplichiamo qua. Bene. Quadruplichiamoci. E spostiamo. Bravissimo. A parte che stavo spingendo nella parte sbagliata, quindi anche volendo non ce l'avrei fatta. A parte che. Oh no, è giusto di qua invece. Beh, niente, stavo dicendo una cazzata. E quindi qua troviamo la grande chiave. Perfetto, quindi adesso andiamo a aprire il portone con la grande chiave. E poi nella parte prossima, nella prossima parte, finiremo il gioco, semplicemente. E non lo faccio adesso perché è già durata un po'. Cioè, non è durata tantissimo questa parte, ma non voglio accumulare troppo. In una parte sola voglio fare, diciamo, la parte finale del gioco me la voglio godere a sé e voglio che anche voi ve la godiate a parte. Quindi da che parte devo andare? Di qua. Perfetto, quindi apriamo adesso il portone e blocchiamo qua questa parte. Quindi apriamo questo, good, e blocchiamo qua perché se vado avanti probabilmente si iniziano altre cose che non voglio fare in questo momento. Quindi però è tutto, mi raccomando ragazzi, come sempre mettete un bel mi piace, commentate il video e condividetelo se vi va. Però è tutto e noi ci vediamo nella prossima, che senz'altro sarà l'ultima parte di Legend of Zelda The Minish Cap. Quindi alla prossima ragazzi, ciao ciao.